reale di servizio della stazione dice 04 pattuglia in città. Comincia il movimento lento, preciso, inesorabile dei passi, automatico e continuo come i battiti dell'orologio. Nel 2014 l'Arma dei Carabinieri celebra il suo 200° anno di vita, un percorso di 2 secoli di storia che ha avuto la sua origine dalle regie patenti firmate il 13 luglio 1814. Questo calendario è il quarto di una serie che ha descritto, 50 anni per volta, la straordinaria epopea dell'Arma Benemerita e si conclude riassumendo il periodo che va dal 1964 ai giorni nostri. Il legame tra popolazione e carabinieri si fonda sulla generosità con cui l'Arma ha da sempre interpretato il proprio ruolo, non solo prevenendo e perseguendo i reati, ma anche garantendo la sicurezza dei cittadini compromessa da eventi calamitosi, dal disastro del Vajont all'alluvione di Firenze, dal terremoto del Belice a quello dell'Aquila, fino ai tragici eventi di Lampedusa, degli immigrati che disperati approdano sulle coste italiane. I carabinieri si sono distinti per l'immediatezza, la capacità risolutiva e la premura dei loro interventi. È più facile sequestrare e custodire un uomo che rubare e nascondere un gregge di pecore. Così un pastore sardo spiegò il perché del dilagare dei sequestri di persona. L'Arma ha fronteggiato il fenomeno che si diffuse in maniera preoccupante dall'isola a tutto il paese, insinuando la paura tra le famiglie di medio benessere, istituendo dapprima le squadriglie e poi i cacciatori di Calabria e i cacciatori di Sardegna. Al termine di un'aspra lotta che costò la vita a molti carabinieri, l'Arma riuscì a debellare quella che venne definita l'industria dei sequestri, collaborando con le altre forze di polizia e con la magistratura. L'Arma guarda al futuro, investendo nella formazione e nella specializzazione del proprio personale e nella innovazione tecnologica dei propri sistemi, dall'ambito delle comunicazioni a quello della ricerca scientifica. Grazie a queste nuove tecnologie nel settore investigativo e forte dei valori e delle tradizioni che li hanno sempre contraddistinti, i carabinieri sono in grado di contrastare le nuove forme di criminalità che ormai valicano i confini nazionali. Negli anni Ottanta si concretizzò il fenomeno della lotta armata, creando tensione e paura paragonabili a quelli di uno stato di guerra e facendo vivere momenti difficili a tutte le istituzioni. I terroristi facevano di chiunque indossasse l'uniforme un potenziale bersaglio. Abbatterlo significava colpire il cuore dello Stato. Il sacrificio dei tanti carabinieri non ha indebolito l'Arma, anzi ammodernò le tecniche di indagine e le strutture operative con la creazione di nuovi reparti investigativi denominati sezioni anticrimine, per poi confluire nell'attuale raggruppamento operativo speciale che contribuì alla definitiva difesa delle istituzioni. I battaglioni mobili dei carabinieri hanno nel tempo assunto un ruolo fondamentale nei servizi di intervento immediato, sia in presenza di calamità naturali e sia per sedare eventuali manifestazioni sovversive, e collaborano con l'Arma territoriale per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. A farne parte sono giovani e motivati carabinieri che, grazie a un'elevata e specifica professionalità,
unita all'esperienza dei militari più anziani e alla disponibilità di adeguati mezzi, garantiscono il sereno svolgimento di tutte le manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale. La storia della lotta alle organizzazioni criminali si intreccia con la storia dell'arma fin dalla sua istituzione, dal brigantaggio ottocentesco alle varie forme di mafia dei giorni nostri. I carabinieri sono costantemente in prima linea. Con coraggio e determinazione affrontano sfide sempre più aspre e cruente. La lunga scia di sangue ha visto fra le sue vittime eccellenti, oltre a tanti esponenti della magistratura e di appartenenti alle forze dell'ordine, nel 1982 anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si dedicò in prima persona alla lotta alle organizzazioni criminali e in particolare a quella siciliana. Risale al 1855 la prima missione all'estero dell'arma, ma è negli ultimi decenni che sotto egida NATO, delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea è stata impegnata costantemente in interventi di protezione delle comunità da anni martoriate in sanguinosi conflitti in tutto il mondo. Hanno dato eccellenti risultati il modello Multinational Specialized Unit forgiato dai carabinieri per assolvere compiti di polizia civile e militare per il mantenimento della pace nei Balcani e la costituzione nel 2005 del Centro di Eccellenza per le Stability Police Unit. Applicando queste formule in ogni luogo della terra dove sono stati richiesti, i militari dell'arma sono diventati leader mondiali in queste attività, suscitando vivo apprezzamento nelle comunità internazionali. Fino al 31 marzo 2000, i carabinieri erano la prima arma dell'esercito italiano. Successivamente a quella data, l'arma è stata elevata a rango di forza armata, quarta in ordine di costituzione, ma prima per l'entità delle sue forze. Da allora, la carica di comandante generale, in precedenza attribuita a generali di corpo d'armata dell'esercito, è assunta dagli stessi generali dell'Arma dei Carabinieri. Nel 1999, recepita una direttiva della Comunità Europea, l'arma ha beneficiato anche del valido apporto delle donne, superate le naturali perplessità di chi non immaginava la caratteristica lucerna in versione femminile, le donne hanno espresso tutta la loro attitudine alla professione di carabiniere, dando un valido contributo in ogni settore alle consolidate tradizioni di efficienza dell'arma. Nassiriya è uno di quei luoghi lontani che purtroppo ha lasciato un doloroso segno indelebile nel cuore di tutti gli italiani, perché troppi tricolori hanno avvolto i corpi dei carabinieri che laggiù si sono immolati, sacrificandosi per la salvaguardia dei più deboli. Questo ha rinsaldato un legame antico. La nazione tutta si è stretta attorno agli uomini dell'arma che con il loro sacrificio garantiscono ovunque la pace e la continuità delle libere istituzioni. I valori che tuttora sorreggono i carabinieri nel loro agire quotidiano sono semplici e saldi, eticamente indiscutibili e quasi religiosamente osservati. Valori che sono stati riassunti nel Regolamento Generale. Gli uomini e le donne dell'arma si ispirano tutti i giorni a questi principi che si possono racchiudere nel loro antico motto: usi obbedir tacendo e tacendo morir. Il calendario 2014 ricorda che l'arma festeggia i 200 anni al servizio dei cittadini. I carabinieri sono sempre al servizio
del popolo italiano, combattono il crimine con determinazione e sono pronti a rischiare quotidianamente la loro vita in difesa dei cittadini con nel cuore il loro motto: Nei secoli fedele.